Mario. Bentornati sul canale di Access 00, bentornati a un episodio di Super Mario Maker. È mercoledì e quest'oggi ci vedremo come primo livello quello di Crash 1. Si chiama Escape from the Mystic Mansion. Perché? Perché una casa stregata dopo quel livello di Yoshi? Lasciamo perdere. Allora, ambientato in Super Mario Bros. Sto parlando ovviamente della serie che ho sul canale di Yoshi's Crafted World. Se vi va, mi raccomando, non perdetevela. Allora, credo ci sia da scendere. Più che altro perché qui non... Perché non mi andava? Ok, ho qua... Aveva qualche... Gamepad inizia a fare scherzi? Sì, decisamente sì, Ale. Se non sto attento rischio di rimanerci seriamente per andare verso sinistra. Ma come faccio? Allora, come faccio a prendere quella monetina? Giusto per capirsi. No, fermi tutti. Allora, ho visto che c'è una moneta rossa laggiù in basso. In teoria, normalmente si dovrebbe premere, si dovrebbe prendere la cupa rossa e lanciarla per prendere la monetina rossa. Il fatto è che in super, in questo super, questa è cattiveria. Questa si chiama cattiveria a livelli esponenziali. In Super Mario Bros. 1 non si possono prendere i gusci, quindi non si può lanciare là. Perciò, Ale, smetti di cercare cose dove non ci sono e prova a fare questo, forse, senza morirci. Forse anche sì, ma forse anche no. Il Pau, grazie, gentilmente. Vai, no! Ah, aspetta. Ora! Ah, ok, e una è andata, poi! Ma non è che c'è qualcosa che a destra, giusto per... Per sbaglio, intanto... Sono riuscito ad arrivare fin qui e non ci si entra dentro, quindi uscirà qualcosa? Un trampolino. E per una volta la freccia indicava la posizione giusta, la direzione giusta dove andare, è incredibile. Queste cose non credo succederanno mai più, non esce niente. Ci potevo entrare io. Preferivo prima. Aspettate un attimo. Ok. Sono sopravvissuto, non si sa come, ma è andata. Ora, scendiamo giù. A parte il Boo, che è lì e che dovrebbe dare parecchio fastidio. Potrebbe dare parecchio fastidio. Di qua non si va da nessuna parte, quindi Ale evita. Ma neanche di qua, per la verità. E io sto per essere massacrato impunemente. Come? Forse ho scelto la strada sbagliata, sapete? Vai Mario! Ok, fermi. Forse è la strada sbagliata. Prima andiamo su. Che magari c'è un qualcosa qua su in alto. Tipo una porta. Magari c'è anche un oggettino da prendere. Ma anche no. Benissimo, mi sto già perdendo. Ho iniziato a 30 secondi il tutto. C'è un checkpoint, vedo. Ok, servirà a qualcosa? Non ne ho idea, però... Why? Cosa ti arrabbi? Che manco so cosa sto facendo. È un casino sto livello. Aiuto. Io non ho idea di quello che devo fare. C'è una porta, magari questa è per resettare l'area. No, è per andare in un'altra ancora. Ma ci sono tutte aree che io non ho idea di come fare a fare. E quello è il problema, come fare a fare è bella. Veramente, non ho idea di che cosa fare io in queste zone. Ok, non si può andare su di qui. Cioè, lui in pratica mi dice vai a destra, perché? Per nessun motivo apparente, principalmente. Vedo lassù c'è uno sparapallotto, potrebbe essere anche un coso che spara Fudubu e che fa esplodere le bombe, ma è abbastanza inutile, no, adesso? Cioè, sbaglio. Qui non ci si fa niente, quindi, just a moment. Allora, torniamo un attimo indietro. Torniamo un attimo indietro e proviamo ad andare verso destra, che questa strada ancora era inesplorata. Proviamoci, vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa di decente. E più che altro se c'è un qualcosa che mi permetterà di procedere anche dalle altre parti. Tipo c'è una one up. Non mi serve a niente, ma almeno l'ho trovata, le soddisfazioni della vita. Dopodiché come si muore qui, belli?
Cioè, come muoio meglio in questa zona? Stando qui? No, ok. È andata per... Dai, ma è clamoroso. No, 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 non c'è niente di là. Io ci salto, ma non c'è niente. E invece sì, ok, perfetto. Ah, il cuscio. Così posso spaccare in effetti diverse cosette. Sì, ma... Mamma mia, se è pericoloso fare ste cose. Con calma e per piacere. Allora, ho un guscio, so come usarlo in teoria, perché avevo visto dei mattoncini da spaccare. Quindi, se non altro, adesso possiamo farlo. Come avere un potenziamento del resto. Quindi bene. E ho anche un Twomp sul quale in teoria posso saltare. Ve lo ricordate il Twomp che non riuscivo a... che sbatteva sulla sinistra dove c'erano le piante piranha? Ecco, viene tutto teorica. Se ci arrivo col potenziamento, il che non è scontato, adesso posso tirarlo su, diciamo così. Il punto è che devo prima rispaccare tutte queste piante sgranocchio. E non è per niente semplice, perché... Ah, questa volta ho preso male il tempo. Vai. No, dai, di un millesimo questo. Ok, perfetto. Quindi, qui verrà fuori il benedetto trampolino. Dov'erano le piante sgranocchio? Qui... Non erano piante sgranocchio, erano piante piranha normali. Comunque, qui... Voi non avete visto niente. Giusto? Bene, neanch'io, perfetto. L'importante è questo. Ora... Io in teoria posso fare questo. Qui c'è nulla, no? Entriamo nella porta. C'è un checkpoint! C'è un checkpoint! C'è un checkpoint, ancora non ci credo. E ti ridà anche tutti i potenziamenti nel caso tu muoia. Figata! Ok, però aspetta, just a moment. Perché qui io sono dalla parte sbagliata, evidentemente. Perché con questo, col potenziamento io potevo anche... andare di qua. Intanto abbiamo fatto un checkpoint. E va bene. Ve lo ricordate qui? C'erano queste cose da spaccare. Tipo... Quello... In teoria quello non avrei dovuto spaccarlo, forse. Però ormai è andata. Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. Ci sono esploso. Qualquadra che non cosa in tutto questo. Fatemelo scoprire. Riscopriamolo un attimo insieme, ritornandoci. Perché l'avete visto lì, avevo fatto... avevo premuto forse cose che non dovevo premere prima, quando c'era andato la prima volta. Ed erano rimasti tutti i mattoncini. Morendo adesso col checkpoint dovrebbe essersi resettata l'area in pratica. E quindi mi dovrebbe aver risbloccato un po' tutto quanto. Esatto, esatto. Ok, allora... Gestiamola un attimo qui la situazione. C'è quello da colpire in teoria. E dovrebbe essere da colpire qui. Quindi proviamoci. Ok. Poi io dovrei togliere queste due, ma non l'ultima. Anche perché credo che debba scendere qualcosa da qui, in modo da spaccare poi quella parte. Ora vediamo un po' se sarà così o meno effettivamente. Perché già passare sti catenacci senza essere colpiti è abbastanza inquietante. Dai che forse ci riesco. Grandi così. Ma c'era un blocco qui sotto. Ma ma l'avevo messo il blocco lì. Vabbè che era un trampolino, però l'avevo messo. Perché me l'ha tolto? E non ci vado così io lì. No, non ci si va. Ah, come funziona? Ah già, c'era questa parte, è vero. Che mi dà un trampolino per saltare di là. Il quale mi dà una scarpetta che potrei usare per andare... ve lo ricordate lì prima dove c'erano anche le piante piragna? C'era una parte con... ma qui non ci si arriva lassù in alto. C'è qualcosa forse nascosto. Ah, c'è una one up. Ma da qui mi sa che non ci arrivo lo stesso. Sì, forse. Ma forse anche no. Aspetta un po'. Ok. Ma non ci arrivo. Ritirato tutto. Ci arrivo con la scarpetta, perfetto. Ok, forse anche no. No, non c'è da rimontare lì. C'è semplicemente da tornare fuori da questa porta. Allora, se io da qui me ne torno via e ritorno giù. Mamma mia che casino che è questo livello. Che macello che è questo livello, però. Però non mi piace, è un po' incasinato, ma mi piace. Perché ti permette
ti permette di morirci meglio. Io dovevo andare di là però col Mario piccolo, sapete. E allora provo a fare una cosa, perché voglio vedere effettivamente se funziona. Poi con la scarpetta. Ma lassù la perdo la scarpetta io. Perché saltella la scarpetta, mica ce la faccio. Ci rivediamo lì con la scarpetta e vediamo un po' quello che riesco a fare, eh. Proviamo. Vediamo un po' qui che cosa posso fare, perché secondo me c'è qual quadra che non cosa. Perché vedete la scarpetta cosa fa? La scarpetta fa il saltellino. E quindi, secondo me, ci rimango fregato in qualche modo. Tipo, vedete? No, c'è qual quadra che non cosa lì con la... Eppure la scarpetta dovrebbe essere l'unico sistema per andare avanti. Però non ci riesco, e quello è il problema. Dove diamine dovrei andare con la scarpetta allora io adesso? Dove potrei andare con la scarpetta? Presa un po' male, però il problema è che quello scompare adesso. Cioè, se io passo di qua, quello scompare. No, per ora non è scomparso, però devo stare ben attento perché... devo lasciare la scarpetta qui. È passato? No, ok. Cerchiamo di non tornare troppo... non andare troppo indietro, in modo di lasciare quel trampolino lì. Più che altro proviamo a non farci colpire. Ok, andiamo bassi. E ci sono rimasto incastrato. Che diamine devo da fa? Esattamente. Perché io posso arrivare anche lì dentro a premere quella bomba e a farla scoppiare, però dopo non ne esco più, capite la cosa? Capite? Cioè, non so cosa tirargli, principalmente. E il bello è che qui sono incriccato ora e devo rifare il livello da capo. Ok? Chris One, io non per altro, ma non capisco veramente cosa devo fare. Cioè, io ti giuro, non ho capito che diamine devo fare. Con la scarpetta lì sopra non ci arrivo. E mi tocca lasciarlo qui. Sono veramente alle perse. Credo di aver perlomeno perlustrato le varie strade, ma non riesco ad uscirne vivo di qui. Cioè, non so come fare a procedere. Proprio non ne ho la benché minima idea. Se ti va, fammelo sapere nei commenti. Dimmi tu. Veramente non ne ho idea. Quindi, per adesso, per il momento, questo livello te lo lascio qui. Poi magari vediamo un po' se lo riprenderò in un futuro livello bis, oppure lo riporterò all'inizio del prossimo. Vediamo un attimo. Però, veramente, adesso sono perso. Non ho idea di che cosa fare. Con la scarpezza non ci si va. Qui non so che cosa devo fare esattamente. Credo di averle provate tutte, più o meno. Fammelo sapere tu nei commenti, se ti va ovviamente. A tra un attimo con il prossimo livello. Damian 78 ci porta State Brush. Brush. Ha beccato il Super Mario Bros. Brush, brush, tutto brushato. Allora, vediamo un attimo di che cosa si tratta, in che cosa consiste questo livello. E scopriamo insieme il livello di prima di Crash One. Veramente mi ha un attimo incriccato la testa, perché non ho la mente, non ho... Ma che livelli mi state facendo fare oggi? Questa però è una figata. Allora, se io faccio così, forse potrei anche colpirlo. Andarci subito, forse, senza tornare indietro, magari. Anche perché dopo lo devo fare, quindi... Cioè, nella parte dopo la devo fare, sta cosa. Ci faccio ad andare a tempo. Ma ce la faccio a saltare direttamente di là? No, è troppo lontano, no? Infatti, è troppo lontano, io prendo il trampolino e volo di sotto. Le soddisfazioni della vita. Cioè, perché qui lo posso fare di tornare indietro, capite? No, Lucky! No, troppo così! Ah, troppo lunghi! Quello lo dovevo fare, il secondo salto! Ok, è una figata, però è un po' un casino. Nel senso che va capito come fare questo salto. Perché se si prende il tempo, il tempismo è lo stesso, tutte le volte. Quindi... prendendo meglio il tempo si riesce a fare tutto quanto. Ci rivediamo là dai Goomba più o meno all'incirca. Ora ci riproviamo, vediamo un attimo. No, troppo corto. Devo arrivarci con più rincorsa e poi devo prenderlo più a destra possibile il guscio sotto. Perché altrimenti se no non funziona. Anche così funziona, perché l'ho presa troppo lunga. Dovevo rallentare un attimo. Vai ora!
Perfetto, ora ci siamo. Ok. No, Ale. Dannazione! Questo è stressante, però è bello. Mi piace, è un bel livello, è fatto bene. Più che altro è calcolato bene. Zitti tutti, che forse è la volta buona. Che muoio qui un'altra volta. Ci rivediamo qui appena lo passo. Addirittura in salto. Ma che è un po' troppo, no? Mancano 10 secondi. In teoria sono già morto. Quindi... No, Ale! C'è poco da stare a cincischiare, perché sono 20 secondi. Cioè, non me ne ero accorto, ma manca veramente poco. E prima l'avevo fatto. Ok. Per ora sta andando. Via! Sono un secondo di vantaggio rispetto a prima. Ah, mi sa che quella dopo è la stessa. Cioè, da fare la stessa cosa, forse. No, questo c'è da fare la lunga, poi lunghissimi e poi bandiera, grandi così, meraviglioso, grandi, bello. Una volta che si è capito come fare è veramente fantastico. È un gran bel livello, cioè hai lavorato sicuramente solo per farlo, però è bello. È semplice, perché è semplice alla fine, non è difficile. Una volta che si... cioè è semplice nel senso che non c'è niente di macchinoso o qualcosa di strano. È proprio... semplice come livello, scorre benissimo e ti incasina la vita in maniera incredibile. La stella te la meriti, Damiens. Veramente, bravo. Mi sono divertito a farlo. Mi sono proprio divertito a farlo. Quei salti, che poi alla fine il primo salto è uno dei più semplici in assoluto, se si capisce come fare veramente. Sono quasi più difficili gli altri. Addirittura ce n'è uno in cui si prende il guscio di Koopa in salto. È fantastico quella parte lì. Veramente. Poi il fatto di stare sempre in aria, di stare sempre in salto, ti dà ancora più adrenalina mentre lo fai. Veramente fighissimo come livello, bravo, veramente bravo. A questo punto io direi di farcene un altro, dai. Gio22 ci porta a New Super Mario Bros. 3 Level E1 di Gio22, ambientato in Super Mario Bros. 3. Quindi noi andiamo un attimo, Leap of Faith. Ho letto Leap of Faith e mi è già preso male. Mi è già presa paura lassù in alto. Comunque, intanto abbiamo una stella. E io so come morirci con le stelle. Lo sapete, no? Allora, fly. Per fly in che senso? Ok, ho capito il senso del fly. Vai! E poi via! Credo di aver che avrei dovuto prendere forse una stella. No, 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 Ale, Ale, calmo. Ale, calmo. Calmati. Rilass. Mi ero scordato che io salto malissimo col tanuki. No! Ora non salto più male, ora si muore bene. No, 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 troppo. Oh, grazie per aver messo quelle frecce, perché stavo andando veramente troppo a destra e non sapevo più come fare. Vai così. No. Ho cercato di saltare sopra un tartosso con la stella. Perché? Perché principalmente perché? Allora, vediamo un po' di stare più alti possibile. Stavolta di giocarla un po' diversamente. Come vedete, si può giocare in maniera ben diversa. Tipo, si può morire meglio. No, 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 no. Dammi qualcosa, dammi qualcosa, dammi qualcosa. No, c'erano le piattaforme lì, carine, carine, carine. Con tutte... morire con tutte queste stelle accanto è veramente deprimente. Ma è classico mio, ovviamente. Dai, ci rivediamo lì in fondo. Inutile rifarvi vedere per l'ennesima volta questa parte. Allora, siamo a Leap of Faith. Io devo? Sapete che non so se devo riprendere la stella. Perché è quasi più un problema in alcuni punti avere la stella che altro. Proviamo a riprenderla. Perché i salti si fanno male. No, 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 no. Mio! No, per un millesimo. Ah, per un millimetro più che in un millesimo. Vedete, i salti è un casino farli con le stelle, perché sono più veloci, sono più rapidi e si controlla peggio Mario. Quindi è un po' un problema spesso e volentieri. Vai lunghi, più lunghi possibile. Sono a 3000 km sopra tutto. Vediamo un po' se ci riusciamo ad arrivare almeno alla stella qua. Perfetto, grandi. Sono a dove sono morto prima e ero morto alla fine del livello. È tutto scorciabilissimo dall'altro se al Leap of Faith. Il salto nella fede, se non si seguono le frecce, ma bensì ci si arriva in corsa con con il nostro Mario Tanuki, si riesce a tagliare completamente il livello. Ma proprio completamente. Figata. La stella te la lascio comunque giù perché è veramente carino.
Dai, ce ne facciamo un altro, solo l'ultimo, eh. Ce ne dovrebbe essere un altro tuo, in teoria. Ora lo scopriamo insieme, appena ti mette la stella, ce l'ha fatta. Infatti, sempre Gio 22 ci porta a New Super Mario Bros. 3 Level E2. Sempre Gio 22 ha mettato il Super Mario Bros. 3 e il 2 c'è Math. In che senso, Math? Math nel senso di matematica? In che senso? Perché qui è un po' una tragedia, cioè, mancava solo la matematica. Ok. No, perché se no mi era un attimo difficile capire come salire. Quindi, bene così. Io salterei lungo. Poi ritornerei indietro. Lo so, l'ho vista la porta, ragazzi. L'ho notata che c'è una porta. Non sono cieco. Tipo, proviamo a prenderla. Vai. Vediamo un po' dove andiamo a finire. In un'altra stella. Con un potenziamento del fungo. Meno male, non ho detto fiore. Poi io direi di sfruttare al massimo questa P. Forse anche no al massimo. Però se faccio così dovrei farcela. Yes. Carino. Carina questa tecnica, diciamo così, per complicare la vita delle persone. Mi piace. Mi piace molto. Ok. No, no, mia. Yes. Grandi, presa la 1-up. L'ho vista la porta, eh. Sto solo cercando di vedere di che morte morirò dopo. Perché credo di dover andare verso destra, ma forse verso sinistra funziona meglio. E infatti. No, Ale! Ah! Ok. Pensavo peggio. Appena. Bene. Meno male che. No! Via di qui, Ale! Mamma mia, meno male la scarpetta. E come diamine ci faccio ad arrivare io lassù in alto? No, non ci arrivo. No, 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 calma, calma. Come ci arrivo io lassù? C'è un qualcosa che mi sto perdendo? Tipo questo? Ma dove ne esco? Cioè, dove devo uscire esattamente? Calma e sangue freddo. Ci rivediamo lì, perché devo rifare tutto da capo. C'è un tubo qui nel quale si entra e l'ho preso al volo. Meno male, per fortuna mia. Forse non era proprio fortuna. Ma magari si entra anche qui. Magari si muore anche lì. Zitti tutti. Zitti tutti che ci sono sopravvissuto. No, non si sa come. Ok, proviamo questi tubi di qua. Qui non si entra. Non mi entra nella scarpetta. Non sono riuscito a prendere quello. Perché ci sono parecchi tubi effettivamente da prendere. Quello funzionava, però mi ha riportato in un'altra stella. Che non so se è la stessa oppure no. Però è un'altra stella, come quella di prima. Si entra anche qui a sinistra, in questo tubo. C'è il checkpoint! Ho beccato il tubo giusto, incredibile! Tira quante stelle! E non le posso prendere. No! Vieni qui! Ah, la chiave! Wow! Quindi posso tornare qui ad aprire questa porta? Così a caso? Subito a bomba? A caso no! L'ho fatto! Ho fatto una cosa giusta! Tante stelle! Tante morti! Che c'è scritto? Che c'è scritto? Non ho letto che c'è scritto! Non lo so! Destra uguale in punto interrogativo. Che era? La derivata, che è? Aspetta un attimo. Okay, è un integrale. Ah, perfetto! In dx, dx in dx, perfetto, un integrale. Le soddisfazioni della vita sembrava almeno un integrale. Ora vediamo un attimo se. Sì. 1, 0. Non l'ho letto qual era. X in dx. Cos'era? Mica l'ho letto. Oh, mamma mia. Certo, alla grande così, eh. Non lo so, non l'ho visto. Quindi proverò l'1. Non lo so. Forse ci ho preso anche. Ma anche no. Sa che era 0 forse. Vabbè, credo di dover tornare indietro. Sì, perché di qui non posso ritornare all'inizio del livello, giusto? O forse sì. No, l'hai gestita bene. Bravo, ottimo. Quindi scendo di sotto e andrò a morte certa. Giusto? Nostro Mario. Bellissimo stato. Ci rivediamo lì con la soluzione. Scusate, ma qui che è? Da 0 a 1 vuol dire? Dx in dx? È questo che vuol dire? Se è così è 0 e mezzo. Però non so se sono così. Cioè, dovrebbe essere questo il risultato. Però. Ok, rischiato tantissimo.
Ci ho preso? Sì, grandi. Ok, no, sì, non leggevo, non riuscivo a leggere bene il tutto. È un casino farlo con le monete, adesso non è colpa tua, è proprio difficile da fare con le monete. Però va bene, l'importante è riuscire a capirlo la situazione. Oh, Gio 22, stella, te la meriti anche per questo. Chissà com'era la parte semplice, cioè che cosa c'era da fare nella parte semplice. Non saprei, rimarrà il dubbio a quanto pare. Per questo episodio di Super Mario Maker noi ci salutiamo qui. Spero vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto lasciate un like, mi raccomando, e condividetelo sui vostri social, così mi date una mano a crescere come canale. E vi ricordo, se vi va, anche che ho appunto sul canale la serie di Yoshi's Crafted World. Ovviamente se vi interessa Yoshi, se vi piace Yoshi. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima.